Mancano gli anestesisti e saltano gli interventi chirurgici di ortopedia e ginecologia, cosiddetti ordinari, quelli cioè che pur programmati non ricadano nella fase di emergenza ed urgenza. È ciò che avviene nell'ospedale Spock di Polistena, unico presidio ospedaliero della piana di Gioia Tauro. La causa del blocco, che sta creando allarme tra i cittadini che vedono allungarsi i tempi di interventi, è legata alla storica carenza di sanitari ed in particolare dei medici anestesisti. Nell'ospedale, che dovrebbe servire un bacino di quasi 200.000 abitanti, gli anestesisti in servizio sono solo 6 e tutti vengono utilizzati nei vari turni diurni e notturni. Un numero insufficiente che serve appunto a garantire solo interventi di urgenza e non quelli, seppur necessari, ma procrastinabili nel tempo. Ci sono cittadini che aspettano questa tipologia di interventi ormai da mesi, con liste di attese interminabili. Interventi che solo a Polistena possono essere effettuati, visto che nella piana di Gioia Tauro non esistono altri presidi ospedalieri capaci di intervenire. Una situazione al limite sulla quale sta montando la protesta dei cittadini, che sono costretti a cercare soluzioni alternative anche fuori regione. E proprio ieri sera il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha lanciato un appello tramite i social. L'obiettivo è quello di salvare l'ospedale, un ospedale che per ora offre il servizio a tutta la piana di Gioia Tauro e, considerando la mole di abitanti che ricadono su questo territorio, non è una cosa da poco. Purtroppo sto registrando che qualcuno dà il via libera a operazioni che non hanno niente a che fare con la partecipazione e democrazia, perché mettere il bavaglio, tentare di mettere il bavaglio a persone che sono anche lavoratori della sanità e che ci mettono la faccia, operano giorno dopo giorno in condizioni davvero borderline. Hanno una responsabilità, perché nell'accettazione dei ricoveri, nelle dimissioni, nell'esame del caso che approda all'ospedale, ci mettono anche della loro responsabilità e della loro professionalità. Queste persone oggi io le ho volute incontrare, perché avevo fatto una lettera di invito per, come dire, fare un incontro istituzionale nel modo più garbato e più lineare possibile. Non è stato consentito questo tipo di attività. E quindi ho fatto in modo di andare io, e oggi sono andato in ospedale proprio per accertarmi di quali fossero le condizioni adesso del presidio ospedaliero di Polistena, in una condizione che mi era stata rappresentata come emergenziale ormai da molto tempo, ma che mai potevo pensare avesse raggiunto dei livelli di guardia che non sono più sopportabili. Oggi scopro, in questa mia visita, in questo incontro che ho avuto con alcuni dei dirigenti medici che appunto hanno raggiunto l'apice dell'esasperazione, anche la migliore professionalità in un contesto di questo tipo, ha difficoltà a poter esprimersi e a poter dare risposte in termini proprio di assistenza sanitaria ai cittadini. Scopro che è dall'8 novembre che qui all'ospedale di Polistena non vengono più eseguiti gli interventi in sala operatoria programmati. Quindi stiamo parlando di interventi chirurgici, interventi che riguardano non solo dunque la chirurgia generale, ma anche l'ortopedia e la traumatologia, che dovrebbero essere appunto il cuore operativo del comparto operatorio, e che negli anni hanno dato dei numeri importanti. Sui numeri poi ci tornerò dopo, perché ora mi devono spiegare coloro i quali si approssimano a gestire la sanità e coloro i quali la stanno gestendo, come mai Polistena si vuole declassare l'ospedale di Polistena da ospedale Spock a ospedale generale con questi numeri, ma poi sui numeri ci tornerò. Intanto la cosa che voglio denunciare questa sera è la gravità di questa situazione. Dall'8 novembre, dicevo, sono solo gli interventi di urgenza e emergenza che sono ammessi al presidio ospedale di Polistena, che è uno Spock, che non dovrebbe fare solo gli interventi di emergenza e urgenza, con un'assoluta e totale indifferenza da parte dei vertici aziendali, di chi ha il compito di dare delle risposte ai medici e di organizzare il servizio nel migliore modo possibile. Allora, se dall'8 novembre, quindi stiamo parlando di 10 giorni, oggi è 18, non vengono più
eseguiti gli interventi programmati, che cosa significa? Che se io devo fare un intervento non in urgenza e vado dal dottore, piuttosto che mettermi in una lista di attesa, non mi metterà più, perché al di là delle liste d'attesa lunghissime, oppure se mi mette sarà un intervento in coda che può darsi pure non avverrà mai, perché oggi nel presidio ospedaliero di Polistra non si può più fare quello che si faceva fino a poco tempo fa. E sapete perché? Perché mancano gli anestesisti e gli animatori. Questo è il punto. Il punto centrale è che i chirurghi ci sono, sì, con organici ridotti, però ci sono. Gli ortopedici bravi ci sono pure, che potrebbero fare degli interventi, e si limitano solo a gestire quindi le emergenze, perché non ci sono gli anestesisti. Perché gli anestesisti devono prioritariamente anche dare, assicurare per esempio i parti, perché uno dei temi del nostro ospedale è pure la gestione del punto nascite. Ma voi pensate di poter declassare un ospedale da SPOC a ospedale generale senza garantire così il punto nascite? Perché negli ospedali generali i punti nascite non ce ne sono. Quindi i parti chi li garantisce? Dopo che avete chiuso, legittimamente o meno, è stato chiuso comunque qualche anno fa durante le precedenti gestioni commissariali, è stato chiuso l'altra clinica che c'era sul territorio e che garantiva nel bene o nel male i parti, quindi era un supplemento alla sanità pubblica. Oggi l'ospedale di Polistra si ritrova ad essere l'unico ospedale che garantisce proprio alle donne che devono partorire, proprio danno la possibilità di poter gestire una situazione sia nella fase, diciamo, preparatoria che nella fase successiva post partum. Allora, come si può pensare di chiamare ospedale una struttura dove si fanno solamente le emergenze? Allora, il senso di questa diretta che abbiamo organizzato questa sera, proprio a seguito anche di questa lunga discussione che c'è stato, di questo lungo confronto che c'è stato con alcuni dei medici del presidio ospedaliero di Polistra, che potranno ricevere tutti gli atti di precetto, ma qualunque atto di precetto non può cancellare la situazione che adesso stiamo vivendo e stanno vivendo questi operatori, e soprattutto che ha delle conseguenze sui cittadini.